Ciao, sono Sandy, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi siamo qui tornati con un nuovo spacchettamento delle scatole che mi arrivano ogni mese. Prima di cominciare però voglio ricordarvi di mettere immediatamente un like, perché sono riuscita ad avere un'illuminazione un po' migliore. Non è tanto meglio dall'ultima volta, però adesso sono riuscita a migliorare qualcosina e sono un po' tagliata in realtà, ma perché se mi faccio più indietro poi c'è la scrivania, quindi mi faccio male la schiena. Ma comunque, non so se avete notato il mio nuovo taglio, perché sì, ho tagliato i capelli, adesso sono molto molto più corti del solito e molto più ricci, perché essendo più corti si fanno anche più ricci, ma a voi queste cose non interessano e non so perché ve le sto dicendo. Come vi dicevo, oggi siamo qui per spacchettare le due nuove scatole che mi sono arrivate, la Super Geek Box e la Geek Fuel, che sono tra le mie scatole preferite. A mio parere la Geek Fuel è in assoluto la più bella di tutte quante. Mi raccomando, se volete acquistare le scatole, come al solito trovate in descrizione i link per comprare le due scatole e anche se volete la One Up Box come al solito. E di cosa si tratta? Per chi non lo sapesse, si tratta semplicemente di alcune scatole che mi arrivano ogni mese con un tema differente, dove all'interno vi sono tantissimi gadget a tema videogiochi, telefilm, bla bla bla. Apriamo la prima, che è quella azzurra, la Super Geek Box. Apriamo e vediamo un po' cosa sta. Allora, trovo subito un Dorbs, che sarebbe questo piccolo personaggio qui. È tipo i Pop, però di un'altra marca, ed è di Walking Dead, Daryl Dixon. Io purtroppo non so chi sia, perché non seguo The Walking Dead, però è carino, dai, è un personaggino carino. Poi, avvolta nella carta, stranamente, c'è la maglietta. Non l'avevano mai avvolta nella carta, chissà come mai questa volta hanno fatto questa cosa strana. Comunque, qua c'è la maglietta, che è tipo sangue pixelato. Mi sa che è tema zombie. È tema zombie questo mese. Come vedete c'è... Oh, la sto tenendo al contrario. Ops. C'è del sangue tutto pixelato, tutto stracciato. Sembra la maglietta stracciata con la carne viva. Ed è... Qua sopra c'è scritto... Zombie Annihilation Squad. Quindi sì, il tema di questo mese saranno sicuramente gli zombie. Anche se senza un motivo preciso, qui c'è un profumatore per macchine, che non so quale sia il nome giusto. Io li chiamo Abre Magique, ma questo non è un Abre Magique. Quello che insomma si appende alla macchina per renderla più profumata, che è simile a uno che mi era già uscito, se non mi sbaglio, nella One Up Box. Ma sono contenta che mi sia uscito, perché a breve prenderò la patente e avrò questo. Poi c'è un piccolo Boo, che non, sinceramente non so a cosa serva, né come io possa utilizzare una cosa del genere, perché c'è un tipo un gancetto, però è carino, perché mi sono sempre piaciuti i Boo come personaggio, e ce lo teniamo anche se non sappiamo a cosa ci serve. La solita spilla di cui faccio la collezione è il tema di febbraio, a quanto pare è Apocalypse, proprio come ci indica questa spilla, dove c'è questo carinissimo Boo con i dentoni che si mangia i funghetti. Io, come ho già detto mille volte, faccio collezioni di spille, quindi sono veramente contenta ogni volta che ne trovo una, anche se le trovo ogni volta. An arrow a day keeps the walkers away. Penso che questa sia una parodia della famosissima frase "una mela al giorno toglie il medico di torno", girata in modo apocalittico, ed è una calamita questa qui, infatti si può attaccare. Adesso vi faccio vedere. Ah, voi non vedete di qua? Sì, lo vedete, vedete, l'ho attaccato qua. E infine abbiamo un adesivo con Batman Zombie, che è molto molto carino. Dietro c'è, si può staccare, quindi praticamente un adesivo. Lo attaccherò al mio quaderno dei video, perché sì, è un quaderno dove mi preparo tutte le cose dei video, e quindi lo attaccherò là sopra. Prima scatola fatta! Oh mio Dio! La seconda, come al solito, è più grande ed è piena di robe bellissime. Allora, non so il tema di questo mese, vediamo un attimo. Allora, c'è un involucro di carta stagnola. Cos'è? Un panino qua dentro? E c'è il cuore di Deadpool sopra, guardate! C'è l'immaginetta di Deadpool. Vediamo un attimo che c'è. Questa è la maglietta ed è molto figa. I love chimichanga. Sì, chimichanga. Sì, io amo chimichanga. Niente, mi piace un sacco, perché appunto Deadpool mi è piaciuto abbastanza come film. È stato molto divertente, quindi bella maglietta. Vedo che ci sono un po' di cose. Allora, innanzitutto c'è il solito libricino. Questa volta c'è Deadpool, che qua ci sono tutte le foto che mandano con gli oggetti delle scorse Geek Fuel. E niente, in questo libricino ci sono un po' di novità sul mondo nerd, però al momento non mi interessa. Poi c'è Deadpool Bottle Opener. C'è una stappabottiglie di Deadpool. Che figo, ragazzi, guardate. E questo qua,
Molto molto bello. Poi c'è dietro il coso per aprire le bottiglie, lo porti in giro, fai così. Molto molto bello. Questo me lo conservo assolutamente. Cioè, mi conservo tutto, ma questo lo porterò in giro perché può sempre servire. Oddio, detto da una stemia, diciamo che non è il massimo, però non si sa mai. Come al solito abbiamo la key di un gioco. Questo qui è il gioco, dietro scritta la key, ma ovviamente non ve lo farò vedere, anche se potrei mettere effettivamente qualche key in palio, perché alcune key io non le utilizzo, non gioco ad alcuni giochi che escono. Però è bello, questo gioco Elliot Quest, ne avevo sentito parlare, è un gioco di Steam molto molto carino. Questo non so bene che cosa sia, credo sia una calamita, non lo so, credo di sì, sembra di sì dalla consistenza. Sì, penso sia una calamita. Sì, una calamita, si tiene! Poi abbiamo delle mentine, queste qui, che praticamente sopra hanno uno di quei giochini, guardate questo qui con le palline, dove praticamente devi far entrare le palline nel buchetto. Non so se ci giocavate mai, io da bambina ero flippata per questi giochi qui, e ci sono tipo dei buchetti magnetici dove tu devi far finire le palline. Vai, vai, l'ultima pallina, l'ultima, l'ultima, no! Poi abbiamo uno strano cappello, ma what the fuck? Che cos'è che dice Shiny Winter Pack? No, dai! Cioè, Winter Cap, perché ho detto Pack? Winter Cap! Dai, che carino! Come sto? Ok, sembrerò tipo un funghetto strano, quindi per favore togliamoci questo cappello. E infine c'è una rivista chiamata Retro, dove in copertina ci sono tutti i personaggi di Star Wars. Guardate che figo! Molto molto carino, mi piace parecchio. E all'interno ci sono varie informazioni su videogiochi e cose retro. Insomma, interessante. Anche questa scatola è finita, ragazzi. Ho finito di spacchettare entrambe le scatole. Mi raccomando, come al solito, se questi spacchettamenti vi piacciono, lasciate tanti mi piace e tanti commenti. Mi raccomando, se volete comprare queste scatole, in descrizione trovate tutti i link che vi servono per acquistarle. Potete sia abbonarvi che comprare una scatola sola per vedere com'è. Poi, in caso, se vi piace, vi potete anche abbonare. Mi raccomando, tanti like, tanti commenti, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!